Una bara di cartone marrone a grandezza naturale e un manichino vestito di tutto punto ma decapitato. Sono questi i simboli della protesta messa in scena da 15 dipendenti dell'ex istituto statale dei sordomuti, oggi Iridas, a Palermo. I lavoratori dell'ente regionale da 15 mesi non percepiscono lo stipendio. Le attività dell'istituto sono sospese da 4 anni e da un mese è stato proclamato lo stato di agitazione. Solamente parole, pochi fatti. A oggi abbiamo fatto anche dei decreti ingiuntivi dove neanche ci vengono corrisposte le somme che ci ha giudicato un giudice con sentenza esecutiva. Siamo qui a aspettare, viviamo in questa struttura fatiscente, siamo abbandonati da tutti. E adesso va anche a finire il mandato del commissario ad acta e non ci sono provvedimenti in merito per dare continuità a questo ente di continuare a vivere. Quanti sono gli assistiti? Assistiti non ne abbiamo neanche uno perché non ci sono più le capacità economiche per garantire un servizio. Quindi in questo momento tutte le attività sono bloccate? Sì, sono ferme da circa 4 anni, ci tengono qui senza fare nulla. I lavoratori si dichiarano pronti a proseguire la protesta a oltranza, fino a quando non riceveranno risposte sul loro futuro lavorativo dal governo regionale.